Da ben 42 anni la VIS di Catanzaro opera sul territorio per favorire la donazione di sangue. Grazie ad una convenzione stipulata tra l'associazione di volontariato e l'amministrazione provinciale di Catanzaro, i cittadini avranno a disposizione una sede collocata in una zona strategica del capoluogo di regione, a San Leonardo. La vecchia location dello sportello IGO ospiterà, grazie all'intervento dell'ente provincia, dal mese di settembre a completamento di alcuni lavori di ristrutturazione, un centro AVIS accreditato, attraverso il quale saranno incentivate una serie di attività: raccolta di sangue, monitoraggio dello stato di salute dei donatori, infopoint sulle diverse campagne di prevenzione e sensibilizzazione AVIS. Innanzitutto ringraziamo l'amministrazione provinciale perché per la prima volta nella nostra storia ci concede la disponibilità di un locale nella città di Catanzaro, all'AVIS provinciale di Catanzaro, che da oltre 40 anni opera sul territorio provinciale, con ottimi risultati riconosciuti non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Avere oggi la disponibilità di un immobile nel pieno centro di Catanzaro, in quartiere San Leonardo, vicino ai giardini, luogo storico, diciamo, di incontro della popolazione, soprattutto giovanile della città, per noi è un grande motivo di soddisfazione, perché ci potrà consentire, tramite svariate attività associative, di avvicinare moltissimi giovani, perché c'è bisogno di molti giovani oggi che si avvicinano all'AVIS, perché c'è sempre più bisogno di donatori e di ricambio generazionale. Quindi oggi avere la disponibilità di un locale a Catanzaro, che può essere appunto adibito per sede dell'AVIS comunale di Catanzaro e anche del consentire lo svolgimento di attività associative dell'AVIS provinciale, ci potrà consentire quindi di incrementare e di essere, diciamo, un importante punto visibile per intensificare le nostre attività associative in questa grande città, nella quale, ripeto, c'è un forte bisogno di cercare e trovare nuovi donatori. Su questa vicenda, la provincia, nelle difficoltà che voi tutti conoscete, siamo riusciti anche questa volta a dare una risposta. Questa volta la risposta positiva gli viene data ad un'associazione molto importante per il sistema sanitario, per quello che fa, perché rende sufficiente la Calabria dalla richiesta di sangue, e la provincia di Catanzaro non poteva non rispondere che sì. A Catanzaro mancava un punto dell'Aves, un punto prelievi. Diamo dei locali importanti nel centro della città, li diamo a San Leonardo e quindi consegniamo ai catanzaresi un servizio straordinario ed importante. Grazie all'Aves che fa questo lavoro, e la provincia anche questa volta ha dimostrato presenza, tempestività e soprattutto attenzione verso i volontari, l'Avis, e soprattutto verso la sanità calabrese, che ha bisogno di sangue per essere almeno in questo settore autosufficiente. Oggi in Calabria esistono 4 unità di raccolta di sangue ed emocomponenti. Nell'anno 2014 sono stati 33.759 i soci donatori ed in totale 51.649 le donazioni. A livello regionale, dunque, l'Avis Calabrese risulta avere un processo d'eccellenza ed è in grado, nonostante l'emergenza che si registra a livello nazionale, di rispondere alle esigenze sanitarie. Ma il presidente regionale dell'Avis, durante la conferenza stampa, ha voluto sottolineare l'importanza di una sempre maggiore partecipazione dei cittadini per fronteggiare i diversi bisogni e ha lanciato, attraverso i nostri microfoni, un appello alla collettività. Stiamo assicurando, rispetto all'anno scorso, gli stessi quantitativi di sangue, che a volte non bastano, perché non c'è cosa più triste e che ci angoscia, quella di dover rinviare la trasfusione a un ammalato di anemia mediterranea, cioè che ha già poco dalla vita a livello di qualità. Se gli togliamo anche questo, noi continueremo a lavorare in tutta la regione per continuare ad assicurare l'autosufficienza qualitativa e quantitativa in ogni struttura ospedaliera. Però l'appello che vogliamo fare è che chi ha la possibilità, chi è in buona salute, chi è già nostro donatore, perché noi in Calabria abbiamo 37.000 donatori, raccogliamo quasi 60.000 unità di sangue, si ricordi di andare nel più vicino ospedale o nelle nostre sedi. Le nostre sedi sono ubicate in tutta la regione, abbiamo le nostre automoteche, in tutta la Calabria sono 10 automoteche che vanno in ogni piccolo comune nostro.
di avvicinarsi, di casomai telefonare o andare a visitare il nostro sito o il sito delle AVS provinciali, vedere dove è il punto più vicino e andare a donare il sangue. Fa bene alla salute, fa bene al cuore, fa bene anche, gratifica anche moralmente, e poi è un dovere civico aiutare chi in questo momento giace in un letto d'ospedale.